Entra in funzione il centro clinico Nemo di Napoli, ospitato negli spazi dell'ospedale Monaldi, un progetto nato dall'unione di risorse pubbliche e private fra Fondazione Serena, ente gestore dei centri clinici Nemo, Regione Campania e azienda ospedaliera specialistica dei Colli. Al progetto ha preso parte attiva l'azienda impiantistica Ranieri, che ha messo la giusta energia, oltre alle risorse, per rendere operativi gli spazi. Il centro Nemo Napoli è dotato di 23 camere di degenza, 3 locali per i day hospital, una sala medica, 3 ambulatori specialistici, una sala per l'accoglienza, una palestra, 2 aree relax, una sala colloqui e uno spazio riunioni. Si tratta di un'importante opera di ristrutturazione su 1100 metri quadri, iniziato a fine ottobre 2019, che rende evidente l'attenzione verso l'umanizzazione degli spazi ospedalieri, in particolare quelle occupate dai bambini, come spiega l'amministratore unico dell'azienda, Lino Ranieri. C'è emozione oggi, emozione per quello che è lo scopo e l'obiettivo di questo centro, tra i più grossi in Italia, portata avanti in un periodo tragico per l'Italia, grazie a tutti i collaboratori che veramente abbiamo continuato a operare, grazie ai nostri protocolli sanitari, all'utilizzo di particolari dispositivi, al aver sostanzialmente sigillato questo reparto che è di oltre 1100 metri quadrati, essere riuscito a portare avanti un progetto che probabilmente qualche mese fa non si pensava. Avevamo un anno di tempo per portarla avanti, siamo riusciti in 7 mesi a concluderlo. In questo momento gli impianti già funzionano, è quasi totalmente completo anche la parte arredi. È stata una sfida importante, emozionante, e per quelli che sono stati gli obiettivi veramente di un'emozione particolarissima. Ma probabilmente è stata il primo incontro che ho avuto un annetto fa col presidente Fontana della Fondazione Serena, e vedere al Niguarda quello che loro facevano, a parte che anche in passato siamo riusciti a entrare in settori del genere, e quello che loro come operano su al Niguarda per tante famiglie in tutta Italia, è stata anche quella spinta in più per rendere la Campania sempre più efficiente. E questa è stata una sfida importantissima per un reparto in un'eccellenza che è il Monaldi. Un reparto che è unico per la sua finalità, per la sua architettura, per tutti coloro che ci hanno lavorato, dal progettista che è Mantovano, ma dall'architetto Campano che ha curato alcune esclusive zone, e noi in pochissimo tempo siamo riusciti a venire incontro a tutte le esigenze, un po' di tutti, dai a questi terrazzini ricoperti di questo legno particolare, da queste fioriere che danno un senso più, dai colori particolari, perché non è più un ospedale, ma è un centro per l'accoglienza che psicologicamente rende migliore in tutto e fa star meglio. Ecco, anche De Luca e Montezemolo lo faccio per loro soddisfatti che mi siete detto. Sì, effettivamente è stata questa una sfida contro la sfida, è stato costante, e loro si sono congratulati con me, ma chiaramente con tutti i miei collaboratori, dal primo all'ultimo, dall'ufficio ai capi cantiere, agli operai, a tutti quanti, per quello che siamo riusciti a fare in questo periodo particolarissimo per l'Italia. Questa è stata una sfida che probabilmente può essere un rilancio, può essere un punto di partenza, perché noi sappiamo fare, possiamo fare, dobbiamo fare. Questa è la finalità e gli scopi. Quindi impiantistica Ranieri, diciamo, una marcia in più in questo caso. Beh, molti dicono che sei stato anche fortunato per certi versi. La fortuna c'entra relativamente. Abbiamo la fortuna soprattutto di avere collaboratori validi che studiano costantemente, perché qualsiasi azienda per crescere ha bisogno di formazione e informazione costante, lo dico sempre da sempre, e anche in questi mesi così particolari hanno continuato a studiare su alcune competenze specifiche come l'igiene e manutenzione di impianti di condizionamento, come gli F-gas, norme che ci sono, e tutti quanti sono portati e propensi per andare avanti. L'azienda cresce nel momento in cui crescono tutti quanti, sempre, costantemente.
All'incontro hanno partecipato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il presidente del centro clinico Nemo, Alberto Fontana, e il direttore generale dell'azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio Di Mauro, ed ancora il presidente della Fondazione Telethon, Luca Cordero di Montezemolo.